Cosa ti è piaciuto di più, Federico, di questa amichevole, al di là del risultato, che era abbastanza scontato, insomma? Ma conoscersi sempre di più, soprattutto, ripeto, soprattutto tra noi nuovi, con i ragazzi che c'erano già, e richiedere soprattutto quello che chiede il mister e svolgerlo nel miglior modo possibile. È stata comunque una partita divertente, anche se il ritmo era un po' pesante per noi perché per il settimo giorno di ritiro, quindi eravamo una gamba un po' più pesante, però no, va bene. Chi conoscevi dei tuoi attuali compagni, se conoscevi qualcuno o comunque se già avevi sentito parlare di qualcuno? Sì, l'anno scorso ho fatto qualche allenamento con Luca Giudici, essendo tutte e due proprietà del Monza. Quindi abbiamo fatto qualche allenamento insieme, poi lui è andato via in prestito, quindi non siamo stati più coinvolti insieme. E di altri è tutto un mondo nuovo per me, quindi sono qua aperto ad ogni evenienza con ogni compagno. E queste partite ci aiutano a mettere minuti nelle gambe per prepararci assolutamente al campionato. Avremo a disposizione anche altri amichevoli per migliorare le prestazioni e entrare sempre più, soprattutto noi nuovi, nel gioco che richiede il mister. E quindi ogni minuto è essenziale per migliorarci e entrare, coinvolgerci subito nel gruppo. Mezzala destra, mezzala sinistra, e mi trovo sia bene sia da una parte che dall'altra. L'importante dove mettere il mister, l'importante è far bene ed essere pronto ogni minuto, ogni primo, secondo tempo, non importa, basta essere a disposizione della squadra. E nulla, la Serie C è una competizione molto difficile. E quindi sono qua per mettermi in gioco e essere a disposizione dei miei compagni e del mister. Come ti è parsa la squadra nel senso della sua maturazione verso la Serie C, perché ancora è un cantiere? No, io mi sono trovato molto bene anche col gruppo, sono riuscito ad integrarmi bene, cerco di integrarmi sempre meglio, ho comunque davanti gente più esperta di me dove io posso apprendere tanto e cercherò di dare il massimo per me stesso e per la squadra. Capogna, chi nel lato, insomma è difficile trovare posto là davanti, come te le giocherai le tue carte? Dando sempre il massimo, cercando di capire, anche di imparare da loro e dare sempre il massimo. Adesso è il periodo un pochino più duro della stagione, dove bisogna mettere più benzina ed è giusto così. Con la squadra mi sto trovando molto bene, sono riuscito anche a far gol oggi, provandoci più volte, e per adesso va bene così. Io col 4-3-3 mi trovo meglio che con tutti gli altri moduli, piace star là davanti da solo e anche la squadra secondo me è per quel modulo lì, perché abbiamo gente molto brava esternamente che sa rientrare, sa giocare, quindi secondo me è il modulo più adatto.